tentare anche, oltre ad individuare tutte le criticità del genocidio in corso, anche per riuscire a intravedere quelle fiammelle di speranza che riusciranno a farci andare avanti e conquistare un futuro migliore. Iniziamo immediatamente con i collegamenti online. Ci accompagneranno in questa presentazione Monio Vadia, a cui darò la parola immediatamente, subito dopo di lui Luisa Morgantini. Abbiamo circa 10 minuti ciascuno, Moni e Luisa. Siamo pronti, a Moni la parola. Ecco, adesso sentite? Sì, sì, dicevo, sì, adesso ti sentiamo. Sì, un saluto a tutti coloro che sono anche collegati via streaming, non so se c'è lo streaming. In ogni caso, io ho fatto la preparazione a questo libro di racconti, un libro che tutti dovrebbero leggere, perché queste sono storie precise nel contesto di questo orrore genocidario, e allora ci mettono in relazione con la verità ultima degli esseri umani in una simile condizione. Il popolo palestinese non viene visto dai media mainstream occidentali nella sua verità umana. Guardate quanto rumore si è fatto per i 7 cooperanti occidentali uccisi da questo insomma omicidio dichiarato per errore, che secondo me era stato accuratamente preparato, ma questa è la mia opinione. Dunque, questo libro meraviglioso ci porta vicino a delle verità umane incredibili, e ci mostra attraverso i suoi figli il popolo palestinese nel suo incredibile coraggio, nella sua abnegazione, nella capacità di resistenza che dura oramai da molti decenni, perché una degli obbrobri che si commettono in questi tempi è di fare partire la storia dal 7 ottobre. No, la storia è partita molto prima, ed è una storia dolorosa, una storia tragica, una storia di oppressione, segregazione, violenza, crudeltà, cinismo, stillicidio di sadismo. Allora, una di queste storie, e mi rivolgo in particolare alle donne che mi ascoltano, si intitola Rim. Rim è una donna che ha già 3 figli e che si trova nel momento del massacro, del genocidio, gravida, incinta, e lei vuole partorire questo figlio. È un segno di vita nel contesto di questo contesto di morte terrificante. Lei lo vuole partorire e affrontare il parto malgrado quelle terrificanti condizioni. Allora, il problema è che Rim deve avere un parto cesareo, perché questa è la sua condizione. Deve avere un parto cesareo. E questo significa già affrontare un intervento, ma la cosa che mostra la statura di questa straordinaria donna è quella di affrontarlo in una condizione in cui non ci sono anestesie. Quindi lei affronta il parto cesareo con un coraggio incredibile, senza anestesia. Immaginatevi cosa questo possa significare, quanto dolore, con le proprie viscere lacerate. E allora è questo che accade a Gaza. Il Rim è un paradigma di ciò che accade costantemente, non solo alle donne, ma di ciò che accade per esempio ai bambini. Io chiedo a tutti coloro che hanno figli di rappresentarsi che cosa significa dovere vedere il proprio figlio che viene sottoposto magari a un'amputazione senza anestesia. Già l'amputazione è una cosa
spaventosa. Pensate che cosa significhi. Noi non siamo capaci nel mondo mainstream, anzi non sono, perché noi militanti per la causa palestinese, noi attivisti, ci medesimiamo e come, ma coloro che guardano con discorsi di lana caprina questa immane tragedia senza partecipare. Sapete, mi ha colpito una cosa, quanto scandalo ha fatto l'utilizzo della parola genocidio, e fa scandalo quello e non i bambini fatti a pezzi. A questo punto siamo arrivati, a questo punto nel mondo occidentale che è caduta su di noi una spaventosa depravazione. Invece di guardare la tragedia di questo popolo coraggioso, abbandonato da quasi tutti, solo, che continua a combattere, a lottare per ciò che gli spetterebbe di diritto sacrale, cioè il vivere in pace e in prosperità sulla propria terra, nelle proprie case, nelle proprie topografie esistenziali. Allora, mettiamoci in testa una cosa, che siamo di fronte a uno degli eventi più in questo secolo, il più spaventoso a cui ci è dato di assistere ed assistiamo in diretta. Una volta, quando ci fu la Shoah, no, non si sapeva qualcuno su giustificare. Oggi si sa benissimo che il progetto del governo sionista è un progetto di cancellare il popolo palestinese, se non di cancellarlo fisicamente uno per uno, ma di cancellarlo in quanto popolo, di farlo sparire, di negarlo, di espellerlo definitivamente da quella terra che abita da secoli, e di espellerlo con un livello di crudeltà che non avrei mai pensato, perché il sionismo è un'ideologia nazionalista, razzista, segregazionista. E se mi è permesso di dire, ha scelto di diventare in questo momento un'ideologia di morte e di sterminio. Grazie. Grazie Moni, grazie. E la tua testimonianza è davvero preziosa, soprattutto quando passa in luoghi istituzionali come questo. Nel frattempo diamo il benvenuto all'onorevole Ascari che ospita la conferenza. Nel frattempo che si prepara l'onorevole, do la parola a Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina. C'è in collegamento Maria Luisa? Grazie moltissimo a Stefania per questa sua continua sensibilità e per avere all'interno del Parlamento italiano un ruolo straordinario per svelare le politiche genocide e di pulizia etnica del governo israeliano. Ma grazie a Danin, che non vive né a Gaza, nei territori occupati palestinesi, ma vive a Milano, che però ci racconta del suo popolo. Un popolo che, come dice Rafik Zayad, una giovane poetessa palestinese, ci insegna ogni giorno la vita. E in questi suoi racconti, nel far sì che le vittime, oppure quelli che sopravvivono ai bombardamenti, alle distruzioni, ci racconta delle persone vive, anche come Wael, che però ha avuto un'esperienza pazzesca, allucinante, che ha mantenuto tutta intera la sua umanità e il suo desiderio di vivere una vita normale. Wael, giornalista che tutti abbiamo seguito in questi mesi tragici, che ha avuto appunto una storia paurosa. Hanin ci restituisce persone in carne ed ossa, persone che soffrono pure, come diceva Moni, rime di una forza straordinaria.
costantemente vengono vissute e presentate dai nostri media come numeri, e invece Anin ci restituisce loro in carne ed ossa. Anche la sala di Motaz, che in questi mesi abbiamo visto sorridere, giocare con i bambini e mostrare delle terribili realtà di distruzione e morte un esercito che non ha più solo l'esercito di occupazione militare o di apartheid, è un esercito psicopatico, con personaggi che si vantano di uccidere, con soldati che mostrano sui video le loro nefandezze, come quel soldato che ha mostrato e ha fatto un regalo al figlio per i suoi 2 anni di vita, regalandogli che cosa? Un detonatore, facendo esplodere delle case, forse di quelle di una mia amica Yara palestinese, che ha avuto 40 persone della sua famiglia uccise e corpi mai più ritrovati. Sono sotto le macerie, così come sotto le macerie è il diritto internazionale e l'umanità, perché di fronte a quello che succede a Gaza, pietà le morta, ma soprattutto vige la complicità dei nostri governi con una politica di genocidio e di pulizia etnica di Israele, che non sta portando avanti dal 7 ottobre, che in realtà porta avanti da tantissimi, tantissimi anni, prima, seconda, intifada, in tono minore le stesse cose, sono sempre stati così, ma fin da prima il disegno è quello di portare a compimento quello che Ben Gurion non fece nel 48. Ben Gurion scacciò 750.000 palestinesi, distrusse 400 e più 80 villaggi palestinesi per cancellare la memoria. Ma nelle storie che racconta su questo indomabile popolo di Gaza, le persone solo resistono. Certo, vorrebbero essere assolutamente libere, non essere a Rafah, non essere nelle tende. Anin ci mostra nel racconto dei diversi personaggi di Gaza, ci racconta quanto la loro vita fosse normale, la loro gioia di vivere, di mangiare, di sentire gli odori e i sapori. Adesso sono tutti costretti in tende, in attesa che probabilmente l'attacco a Rafah ci sia e tutti vengano cacciati dove? Nel deserto. Non dobbiamo permetterlo. Ma grazie a Nina anche per raccontarci delle prigioniere, delle donne prigioniere. Conosco personalmente Isra, Jabis, la sorella, il figlio. Sono stata con la sorella, il figlio e anche la mamma a Jabal al-Bukaktar quando venne arrestata e obbligata con la tortura a confessare una cosa che non aveva commesso. Ma sono centinaia le donne prigioniere. Issa può essere il simbolo della forza e della disperazione, perché Israele è rimasta completamente sfigurata, e quando è stata liberata grazie allo scambio di prigionieri e di ostaggi, aveva paura a incontrare il figlio, che aveva incontrato pochissime volte. Israele è quindi un simbolo anche di resilienza, e soprattutto devo dire che, visto che li conosco, purtroppo ha avuto una vita molto infelice, perché è stata in realtà, ha fatto un matrimonio obbligato, non un matrimonio con una scelta d'amore, e questa cosa è stata molto dura e molto pesante, per lei, e ha cercato in realtà di essere libera. È una donna straordinaria, alla quale dobbiamo assolutamente dare tutta la nostra solidarietà. Quindi
Questo libro è molto importante, grazie di averlo scritto, ma anche di aver scritto questa storia molto poetica del nonno e della bambina sulla Nakba, perché quello che sta succedendo ora è una nuova Nakba, una Nakba che in realtà non è mai finita, perché da sempre Israele ha praticato l'espulsione dei palestinesi dalla loro terra, da Gerusalemme Est. Quindi grazie che il mio tempo sia terminato. Vorrei però dire una cosa: c'è molto questa fede in Dio in questo libro. Io purtroppo sono una secolare laica e a volte, come fa Gassanga Nafani nel suo libro Le arance amare, mi dico: ma Dio, dove sei? Però è bene continuare a credere, è bene invece avere questa fede, e sì, dobbiamo però agire noi per fare in modo che cessi questo genocidio e che il popolo palestinese possa autodeterminarsi. Non essere noi a dire che cosa devono fare, sono loro che sanno e devono decidere della loro vita. Grazie a Nin, grazie a Stefania, grazie a Ricale, grazie a tutti voi. Grazie, grazie a te Luisa Morgantini e grazie ancora prima a Monio Vadia, che sono due colonne portanti veramente e danno da sempre voce all'ingiustizia, ma soprattutto voce al popolo più dimenticato della terra, che è il popolo palestinese. Lascio subito la parola adesso all'amico collega Dario Carotenuto, con cui abbiamo condiviso l'importante carovana al valico di Rafah, da cui siamo tornati un mese fa, e ci tengo a dire questo particolare che Dario, mentre eravamo in viaggio, stava proprio leggendo il libro di Hanin Asoufan, Le anime invincibili di Gaza, quindi ci ha accompagnato durante questa importante veramente carovana di testimonianza e soprattutto di verità e giustizia. Lascio subito la parola a Dario Carotenuto. Sì, ho fatto fatica a terminarlo, ma l'ho terminato poi nell'ultimo viaggio che ho fatto a Londra per Pasqua. Ed è un libro importante, perché testimoniare quello che sta avvenendo lì è importante, ed è quello il motivo per cui siamo arrivati fino a Rafah, dove non pensavamo neanche di riuscire ad arrivare, vi dico la verità, perché c'erano molti dubbi riguardo a questo viaggio difficile che abbiamo fatto, spesso scortati. Noi stessi speravamo, ma non pensavamo. Ma grazie alla caparbietà di questa donna qui accanto, Stefania Ascari, veramente è straordinaria, una persona, veramente io non finirò mai di ringraziarla per averci portato fino lì. E chissà dove ci porterai ancora. Penso che presto ci aspetta un viaggio in Cisgiordania, se ho ben capito. Quindi, insomma, certo non ci piace viaggiare comodi e fare cose facili. D'altra parte, quello che sta accadendo in quella striscia di terra è comunque al popolo palestinese, è qualcosa che riguarda tutti quanti noi. Riguarda i diritti umani, e il calpestarli. Siamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale con delle convinzioni che adesso sono messe tutte quante sotto i piedi di Netanyahu, e questo lo trovo di una gravità assoluta, e penso che la comunità internazionale debba fare molto più di quello che fa. Il nostro impegno è tale da questo punto di vista, veramente penso che siamo di sì a qualsiasi è un, pur con siano solo il mare, ma veramente siamo determinati a stare sempre a fianco al popolo palestinese, perché i loro bambini sono i nostri bambini e il loro futuro è il nostro futuro. Grazie. Devo andare in commissione dove mi aspetta il voto per il DEF. Parleremo di povertà anche lì. Però
perché è un tema che riguarda tutti, la ridistribuzione dei diritti, la ridistribuzione della ricchezza, l'autodeterminazione dei popoli, sono le battaglie che dobbiamo fare per tutti. Salve. Grazie, grazie all'amico e collega Dario Carotenuto. Io adesso lascio subito la parola ed è un vero, veramente piacere e privilegio averla qui con noi, qui dentro l'istituto dell'avvocato Maria della sua parola e tutto capire anche veramente perché il diritto internazionale a Gaza è sospeso e soprattutto lascia questa impunità perenne allo Stato di Israele. Grazie. Grazie onorevole. Allora io cercherò di essere chiara e sintetica. Il mio intervento infatti avevo previsto di concentrarlo soprattutto non solo sulle responsabilità evidenti di Israele nei confronti di questo orrore genocida in corso, ma approfittando del luogo io mi voglio concentrare sulle responsabilità specifiche del governo italiano in conseguenza delle azioni di Israele, perché qui non si tratta soltanto delle violazioni che compie Israele, ma le azioni di Israele fanno sorgere in capo a tutti gli altri stati che partecipano alla comunità internazionale e che sono parte di quei trattati un obbligo a far sì che Israele adempia, perché, e risponda alla tua domanda, la più grande frustrazione del diritto internazionale oggi è non riuscire ad obbligare quei paesi che hanno dominato da soli la politica internazionale degli ultimi 30 anni ad adempiere a quelle stesse obbligazioni che pure hanno volontariamente acquisito. Non è la prima volta che in questo periodo l'ONU interviene contro Israele, sono più di 300 negli ultimi anni le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale che sono passate addosso a Israele come acqua fresca, e questo è stato permesso dall'ala protettiva che gli Stati Uniti garantiscono, il resto della comunità occidentale garantiscono a Israele, ma il diritto internazionale è così che si distrugge, distruggendo il principio di uguaglianza che è alla base, per cui per alcuni paesi esistono le leggi e per gli altri paesi queste stesse leggi si interpretano sempre a favore dei propri interessi. Chiudo sperando di aver risposto quantomeno in sintesi, perché mi voglio concentrare su questa cosa e sperando che qualcuno del governo ci ascolti e non arrivi poi nel futuro una condanna per complicità in genocidio e diciamo nessuno ci aveva avvisato, perché ovviamente non stiamo parlando delle stesse violazioni che commette Israele. Israele viola le convenzioni che riguardano gli obblighi che sono imposti ai belligeranti, perché anche la guerra si fa secondo delle regole. Israele viola tutti i principi delle quattro convenzioni di Ginevra relative al diritto umanitario, ma questa inadempienza genera in capo all'Italia una serie di obblighi, e l'Italia quindi è anch'essa stessa colpevole di violare uno, la convenzione contro il genocidio, dove all'interno della convenzione c'è un obbligo specifico che impone a tutti gli stati parte di compiere tutto quanto in loro potere, sia nei confronti degli attori statali che di quelli non statali, per intervenire e interrompere o prevenire la commissione di reati genocidari, cosa che l'Italia evidentemente non sta facendo. E queste violazioni, attenzione, sono violazioni indipendenti tra di loro, cioè dipendono sempre dall'azione di Israele, ma la responsabilità dell'Italia è diretta. Come il Nicaragua ha chiamato la Germania a rispondere di complicità in genocidio di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, qualcuno potrà chiamare l'Italia, perché ricordiamo che l'Italia è il terzo fornitore d'armi nei confronti di Israele. Quindi le nostre però rivendicazioni non si fermano alla Convenzione del 48, quella sul genocidio, si riferiscono anche alle obbligazioni che vertono in capo all'Italia in base alle quattro convenzioni di Ginevra e ai suoi protocolli.
protocolli dove specificano che tutti gli stati parte della convenzione hanno l'obbligo di assicurare che Israele adempia al diritto internazionale, come è stato specificato anche nel parere della Corte Internazionale di Giustizia sulla costruzione del muro in Cisgiordania. Un altro esempio delle violazioni evidenti del diritto umanitario nei confronti della popolazione di Gaza, lo starvation, la carestia indotta da questo blocco criminale che nell'ultimo periodo si è addirittura incancrenito, non lasciando passare neanche, come hanno testimoniato, medicinali di prima necessità. L'Italia che cosa fa di fronte a queste cose? Le dichiarazioni pubbliche dell'Italia continuano a sostenere le argomentazioni illegittime di Israele e anzi addirittura dopo il 26 gennaio, dopo cioè l'ordinanza della Corte di Giustizia Internazionale di Giustizia che dice sì, guardate che là a Gaza è molto probabile che si stia commettendo un genocidio, già da quel momento in poi loro non potevano più sostenere questa cosa, perché il diritto internazionale che dice che tu ti devi comportare con Israele come se lui stesse compiendo, come in effetti sembra che stia compiendo secondo la Corte Internazionale di Giustizia, genocidio, e non farlo è una responsabilità dell'Italia. E soprattutto non si capisce come di fronte a questo orrore l'Italia continui a parlare di diritto all'autodifesa. C'è il diritto all'autodifesa, non è quello dell'articolo 51 delle Nazioni Unite, fa riferimento a un altro principio del diritto internazionale, ma come si fa a non distinguere tra legittimo uso del diritto di autodifesa e il compimento di un genocidio? Questo è davvero incredibile, è sorprendente come il governo italiano non riesca a cogliere questa piccola differenza. E un'altra cosa che va ricordata rispetto a questa vicenda è che il popolo palestinese ha diritto all'autodeterminazione e ha diritto a prendere le armi contro l'occupazione straniera. Lo so che non piace a nessuno sentirsi dire questa cosa, ma questo è il diritto internazionale. E soprattutto ricordiamoci che il 7 ottobre, come ha detto anche Guterres, il segretario generale dell'ONU, non viene dal vuoto, non cade nel vuoto, arriva dopo 75 anni di violazioni. E se le azioni di Israele continueranno così senza alcun freno posto dalla comunità internazionale, ecco che si compierà l'odioso crimine. Il popolo palestinese probabilmente non avrà più futuro, ma non avremo futuro nemmeno tutti noi, perché significherà l'inefficacia e il seme del disfacimento dell'ordine internazionale legale come lo conosciamo. E io qua mi chiudo, grazie. Grazie mille, Avvocata Michela Ricale. Lei ha fatto un quadro chiarissimo dal punto di vista internazionale e speriamo veramente che il governo, che è molto sordo ultimamente, ascolti le sue parole. Allora, io adesso lascio la parola alla protagonista di questa conferenza stampa. Io devo ringraziare veramente di cuore la scrittrice Hanin Sofan per la sua presenza qui, perché è un privilegio per le istituzioni poter presentare qui i suoi due libri che io ho letto, su cui ho preso tanti appunti. Sono bellissimi, bellissimi. Le anime invincibili di Gaza e Line, racconto della Nakba. E tra cui questo libro lo leggerò a mia figlia, perché ogni sera leggo e una favola e lo leggerò, perché veramente ti aiuta a capire, a comprendere. Hanin Sofan, nata a Bergamo da genitori palestinesi, è una scrittrice, insegnante, attivista, laureata in lingue moderne per le relazioni e la cooperazione internazionale, è sempre stata attiva per la Palestina e per questo motivo ha scritto appunto due libri che, ripeto, sono bellissimi. Le anime invincibili di Gaza e Lina e il racconto della Nakba. I suoi libri ci raccontano il dolore, ma anche la resilienza, la dignità e la speranza di un popolo che non si arrende, tutto supportato anche da una grandissima fede. E questo si percepisce
in ogni pagina. È bene dire che tutto il ricavato delle vendite verrà devoluto alle popolazioni colpite di Gaza. E quindi grazie veramente anche per questo gesto veramente fondamentale. Lascio subito la parola ad Anin. Prego. Allora, prima di tutto grazie mille a Stefania Ascari e a io sono lusingata di essere in mezzo a queste due donne, cioè meraviglioso, veramente. Grazie mille Stefania per il lavoro che stai facendo, grazie Michela per il discorso, meraviglioso. Io vorrei iniziare con un piccolo discorsino. In questo momento in cui noi siamo qui a parlare alla Camera dei Deputati è stata trovata una fossa comune davanti all'ospedale Nasser di Khan Yunis, in cui dalla quale sono stati estratti più di 280 corpi, cadaveri. Se ne prospettano a 700 in condizioni indescrivibili. Alcuni corpi sono stati ridotti in macerie, massacrati ovviamente dall'esercito israeliano in un raid illegale nell'ospedale Nasser Khan Yunis, l'ospedale. Partiamo da questa cosa: la più antica occupazione militare della storia moderna funziona come un carcere. Almeno tre generazioni di palestinesi sono nate e cresciute senza conoscere il termine della pena da scontare, e non esiste un discorso onesto sulla questione palestinese se non si parte da questa considerazione. E se la cartina al tornasole di ogni democrazia è il livello di tolleranza verso le minoranze, allora Israele è lungi dal poter essere considerato uno Stato democratico. Ad esempio, Israele ha approvato diverse leggi che garantiscono una posizione di superiorità alla maggioranza ebraica, quelle sulla cittadinanza, sulla proprietà fondiaria e soprattutto la legge sul ritorno, ossia quella che concede automaticamente la cittadinanza israeliana a ogni ebreo del mondo ovunque si trovi. E questa norma è palesemente antidemocratica. Perché? Perché è accompagnata dal rifiuto categorico di riconoscere il diritto al ritorno ai palestinesi, e quindi sancito tra l'altro dalla risoluzione 194 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1948, perché come ha detto Moni Ovadia la questione palestinese non inizia nel 2023 ma ha radici nel lontano 800, e quindi senza dubbio questa è una pratica antidemocratica. Oggi si parla di Gaza per via del genocidio che è in corso da oltre 6 mesi, ma io vorrei porre l'attenzione sulla Cisgiordania. Guardata dall'alto, la Cisgiordania appare una vera e propria geografia del disastro. A causa dell'incessante costruzione di insediamenti, un disastro anche ecologico. Israele ha prosciugato ingenti fonti d'acqua e deturpato alcune delle più belle parti del paesaggio palestinese. Basti pensare all'insediamento ebraico di Efrat, che ha rovinato il sito patrimonio dell'umanità della valle Walaja vicino a Betlemme. Quindi Israele in Cisgiordania e Gaza usa metodi di punizione collettiva, quindi come il bombardamento per esempio degli ospedali, dei campi profughi, la distruzione delle case, la tortura nelle carceri in Cisgiordania. Quello che sta accadendo oggi a Gaza è un caso di genocidio con mezzi moderni del XXI secolo. Cioè, i numeri, ragazzi, sono incredibili. Parliamo di più di 35 morti, di cui 15.000 bambini. 15.000 bambini è un comune italiano di bambini uccisi, bambini innocenti, per non parlare degli ospedali bombardati. Non c'è più un ospedale funzionante a Gaza, cioè questi sono bombardati e non hanno la possibilità di poter essere curati. È un caso di genocidio, non lo dico io, ma lo dice la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, Francesca Albanese. E Israele ha mantenuto una presenza sia militare che coloniale a Gaza, ai sensi dell'articolo 42, qua abbiamo un avvocato, della Convenzione dell'AIA, sicuramente lei ne saprà più di me. Nessuna parte della striscia di Gaza è stata risparmiata, niente, ospedali, campi profughi, scuole del Runwa, tutto. Il sovraffollamento nello spazio di Rafah ovviamente ha portato alla diffusione di malattie che non possono essere curate perché le medicine non entrano, perché gli aiuti umanitari hanno difficoltà ad entrare per via della chiusura dei valichi, e quindi non possono entrare gli aiuti umanitari. Allora da dove arrivano? Dal cielo. E i palestinesi muoiono anche cercando di salvarsi, cercando di avere quella scatola di aiuti umanitari mandati dal cielo, quando potrebbero tranquillamente entrare via terra. Le donne sono costrette a sottoporsi a tagli cesari senza anestesia per mancanza di medicinali. Ne abbiamo parlato prima, manca l'acqua potabile, manca il cibo, al nord di Gaza non c'è cibo, la gente sta morendo di fame, i bambini stanno morendo di fame. Quindi l'impatto di questa guerra su una generazione di bambini, molti dei quali ha vissuto altre guerre, sarà devastante.
Israele ha violato ogni tipo di legge e regolamento in Palestina, è stata violata la distinzione tra obiettivi militari e civili, sono state bombardate strutture super protette dal diritto internazionale e hanno messo sotto assedio, di questo è importante parlarne, l'ospedale De Shifa, rifugio per migliaia di civili palestinesi che sono scappate dalle bombe israeliane. E in questo ospedale, ragazzi, sono successe delle atrocità terribili. Stupri, torture, esecuzioni a sangue freddo e chi ne vuole sapere, avete i social e potete vedere con i vostri occhi cosa è successo. L'attuale colonizzazione rende impossibile parlare di una soluzione a due stati, creerebbe uno stato senza una propria sovranità, uno stato che è diviso in diversi cantoni, senza mezzi per proteggersi e impossibile che possa essere indipendente da Israele economicamente. Quindi qualsiasi critica a questo mito irrealizzabile però è bollato come antisemita. Tanti studiosi, anche ebrei, condannano quello che sta accadendo in Palestina e dicono che non è in nome loro, basti vedere gli ebrei newyorkesi, e c'è anche paura, e di questo è importante parlarne, per la sorte della minoranza israeliana che sta manifestando contro il genocidio a Gaza. Sono stati arrestati, picchiati, vissati, brutalizzati come i palestinesi, la minoranza israeliana che ha manifestato contro questo genocidio. Quindi abbiamo sentito e continuano a giungerci dichiarazioni di politici, di leader israeliani, che il grido che arriva da Israele è genocidario. Chi ha chiamato, il ministro della difesa ha chiamato il popolo di Gaza animali umani, chi ha invocato l'uso della bomba atomica, ne abbiamo sentite di tutti i colori. A Gaza, scusatemi, e gli aiuti umanitari che vengono bloccati, gli israeliani che si mettono a manifestare per non permettere ai camion con gli aiuti umanitari di poter entrare a Gaza. A Gaza i civili muoiono ovunque ed è giunto il momento di adottare un nuovo dizionario e di smetterla di usare quello dell'illusione e dell'inganno. Quello che viene chiamato processo di pace non è nient'altro che intensificazione dell'occupazione. Israele non è l'unica democrazia in Medio Oriente, è uno stato di apartheid. La nascita dello Stato di Israele, la proclamazione della nascita di Israele, la Nakba, è pulizia etnica e il sionismo è colonialismo. L'Europa di fronte a questo genocidio è divisa, ma la storia giudicherà tutti i governi che non hanno fatto parola della strage di bambini che è in corso. Perché si tollera l'impunità protratta di Israele? Perché la morte di un bambino a Gaza non fa notizia, non suscita la stessa empatia che generano le morti di altri bambini? È preoccupante non solo il fallimento dei governi occidentali nel raggiungere un cessate il fuoco e nel trovare una soluzione in questa situazione, ma soprattutto il sostegno di certi governi alla strategia di guerra di Israele e anche il fallimento del sistema internazionale nel mobilitarsi per fermare questo genocidio. Vorrei che l'Italia, siamo qui in un'istituzione italiana, la più importante, prendesse posizione in questo massacro e non stia dalla parte sbagliata della storia. Questo è un massacro di bambini e non c'è nulla al mondo che possa essere giustificato, e non c'è nulla al mondo che possa giustificarlo. Concludo con le parole del presidente più amato dagli italiani, Sandro Pertini, nel messaggio di fine anno in diretta TV nel 1983. Lui dice: una volta furono gli ebrei a conoscere la diaspora, vennero dispersi, cacciati dal Medio Oriente, dispersi per il mondo. Adesso invece sono i palestinesi. Ebbene, io affermo ancora una volta che i palestinesi hanno diritto sacrosanto a una patria e ad una terra come l'hanno avuta gli israeliti. Grazie. Grazie, grazie a lei Hanin, perché sono parole veramente importanti che devono far riflettere chi presta un servizio temporaneo allo Stato, e questi deputati, deputate lo prestano ovviamente nel rispetto della Costituzione, che l'articolo 11 dice espressamente che l'Italia ripudia la guerra, e quindi mi auguro veramente che qui in quest'ambito possano scuotere le coscienze, dal momento che purtroppo nelle aule del Parlamento non è stata detta una sola parola per le oltre 34.000 persone che hanno perso la vita dal 7 ottobre ad oggi, e soprattutto sul 70% sono bambini e donne. Si fa riferimento solo alle vittime, giustamente, del 7 ottobre, che vanno ricordate, perché non esistono vittime di serie A, di serie B, agli ostaggi, ma così come si parla di loro, parlare veramente del genocidio in atto, perché noi siamo stati al valico di Rafah
alpine con Zaza, eravamo parte una delegazione di 50 persone, tra cui deputati, deputate, giornalisti, ONG, e per quanto mi riguarda a titolo personale, ho potuto toccare con mano veramente una volontà cosciente, criminale, consapevole e genocidiaria di affamare, di privare di medicine, di annientare una popolazione in quanto palestinese e la rimanente di deportarla verso un villaggio fantasma che è stato costruito nel Sinai, attorniato da mura, per deportare la popolazione in un nuovo carcere a cielo aperto. E quindi è importante veramente che lei abbia scritto questi libri. Rimane poco tempo, ci terrei però a farle dire una cosa che mi ha colpito molto in entrambi. Nella linea del racconto della Nakba si parla di un nonno saggio, e mentre sono a camminare il nonno Khalil e la nipotina di 6 anni Lina si siedono sotto un albero di ulivo, e l'albero di ulivo mi ricorda il popolo palestinese per la saggezza, la forza, veramente la fede nella speranza e soprattutto con radici fortissime. Bravo. E qui il nonno le racconta che le racconta il colonialismo, no? E dice: io l'ho vissuto quando io avevo 6 anni. E dice: non era così però, Lina, perché io mi ricordo benissimo che musulmani, cristiani, ebrei vivevano insieme in un contesto di amicizia, di pace. E lui si ricorda ancora il suo amico Joshua, il suo amico ebreo, in cui con le famiglie si scambiavano le ricette, si scambiavano le culture, si scambiavano messaggi di pace. Poi è arrivato il nuovo ebreo che ha iniziato a separare, a dividere, a umiliare gli ebrei sionisti, e da lì è cambiato tutto, fino ad arrivare, mentre stavano tornando a casa, dal racconto che il nonno gli fa in modo veramente semplice, 2 soldati ebrei, sionisti, che con noncuranza stavano per ucciderlo. Bastava una parola storta e avrebbe provocato la morte non solo di un uomo anziano, ma anche di una bambina di 6 anni, perché sono educati all'odio. E questo è veramente molto, molto bello, in cui lei, Hanin, l'ha descritto veramente in un modo meraviglioso, e soprattutto la speranza di tornare in questa terra, e soprattutto che una terra viene descritta come accogliente per tutti. Come l'è sempre stata. E qui ci terrei, esatto, a un suo messaggio di questo libro, sì, perché è un libro veramente profondo e che aiuta a empatizzare verso persone nel nostro paese, ma nel mondo, che hanno perso l'empatia e sono un po' diventati degli analfabeti empatici ed emotivi. Allora, io vorrei partire, visto che il tempo è breve, da un'affermazione che aveva fatto Francesca Albanese, ossia che il genocidio non arriva da un giorno all'altro, ma è un processo. E questo è quello che è accaduto in Palestina. È un processo, qua stiamo parlando di 3 generazioni di persone che sono state indottrinate e educate all'odio del palestinese. E questo non c'era un tempo, e questo si vede molto bene nel libro di Lina, il racconto della Nakba. Suo nonno era migliore amico di un ebreo. E ebrei, musulmani e cristiani in Palestina hanno sempre vissuto in pace. Non è una questione religiosa. Se si comprende a fondo il fatto che il sionismo è un movimento colonialista come tutti gli altri, come ci sono stati altri movimenti coloniali, e questo ovviamente ti porta a comprendere che accusare di antisemitismo chi critica questa politica genocida è pericoloso per gli ebrei, perché una persona ignorante può associare l'antisemitismo all'antisionismo, e non è così, se no tutti gli ebrei che stanno manifestando nel mondo sarebbero praticamente pazzi. Quindi ci sono ebrei che manifestano contro la politica di Israele, ci sono musulmani, ci sono cristiani, musulmani, cristiani ed ebrei hanno sempre vissuto in pace. Io mi sono fatta scrivere la prefazione da Moni Ovadia, che vuol dire è anche lui un ebreo, quindi non è una questione di religione, assolutamente. Cioè, poi criticare di antisemitismo un palestinese che è semita anche lui, anche quello non è proprio il massimo della cultura, della preparazione. Quindi
ho voluto veramente con questo libro far capire che questa non è una questione religiosa, che questa è una questione che riguarda i diritti umani, che riguarda un popolo che è brutalizzato da quasi un secolo. I sionisti, quando sono arrivati in Palestina, non volevano vivere a fianco dei palestinesi come tutti gli altri movimenti che ci sono stati durante il colonialismo. Qua si parla di un colonialismo di insediamento, ossia l'obiettivo dei sionisti era quello dell'appropriazione della terra. Quindi non vivo con te, ma io vivo al posto tuo. E ancora più feroce, più malvagio di un qualsiasi altro movimento colonialista. E ovviamente questo come fai a portarlo avanti? Con la logica della disumanizzazione e dell'eliminazione, che non avviene da un giorno all'altro, ma è un processo. Cioè, vedere che un israeliano blocca gli aiuti umanitari a persone, a bambini, a mamme incinte che stanno morendo di fame, capisci che qua c'è un processo, c'è stato un indottrinamento, c'è stata un'educazione che lo ha portato a fare ciò. Non è una cosa che arriva da un giorno all'altro, perché noi alla fine siamo esseri umani. E quindi questo è quello che è successo, e ho voluto far capire ai bambini che la questione palestinese nasce nel 48, se non prima, quindi è una cosa molto vecchia ormai, è un popolo che sta soffrendo ormai da veramente quasi un secolo, ed è un popolo che vuole la pace. È un popolo che vuole la pace, è un popolo che vuole vivere. Io vi sfido a trovare un video adesso, dopo 6 mesi di genocidio, di qualcuno che dice cose violente. Ringraziano Dio, credono nel loro destino e ti dicono, non ne possiamo più, noi vogliamo semplicemente vivere. Quindi è veramente un popolo che vuole semplicemente vivere, che è quasi un secolo che non gli si viene data questa possibilità. Grazie Stefano. Grazie Anin per anche questo messaggio di pace. Io invito veramente tutti, soprattutto i colleghi deputati e deputate, ma tutti i cittadini e cittadine a leggere sia Linea e racconto della Nakba, ma soprattutto di leggere anche Le anime invincibili di Gaza, perché qua sono 10 squarci, sono 10 storie in cui ci sono reporter, fotografi, mamme, ragazzi di Gaza, adolescenti, bambini che sono stati ingiustamente incarcerati, ma nonostante l'orrore, la violenza, usano solo l'arma della parola di pace. E quindi è veramente doveroso che ognuno lo legga, e grazie, perché la pace si costruisce con la pace, grazie per aver scritto questi 2 libri di pace. E soprattutto chiudo dicendo che è fondamentale, come fa lei in questi libri, insegnare a ritornare umani e a vedere, a leggere la sofferenza degli altri, e soprattutto la pace, soprattutto l'amicizia, l'amore, che in realtà ci unisce tutti. Grazie ancora a tutti di questa importante presentazione. Grazie.